Ed ora dal Teatro Cortese in Napoli. Sentirai tutti gli occhi addosso a te. Sensazione più magica non c'è. Questo è il teatro. Ricerca di un'identità. Strano equilibrio tra dubbio e razionalità. Espediente, una medicina, un'illusione credibile, convincersi per poi convincere. Un'audizione, chiedi un'audizione, con grande slancio ed ironia. Bentrovati e qui dal palcoscenico del Teatro Cortese in Napoli. Oggi ho il piacere di stare con due bravi artisti che sono protagonisti rispettivamente di due spettacoli che sono qui in cartellone, dopo ne parleremo e vi daremo le date. La signora Patrizia Palmieri, buonasera, che già conoscete, e sono anche con Marco Biondi. Sì. Sono due bravi attori, li conosceremo insieme, entrambi saranno qui. Patrizia Palmieri è in cartellone il 7 e l'8 marzo, sì, con uno spettacolo che si chiama Speriamo che sia maschio, poi vediamo perché questo maschio proprio il giorno della festa delle donne. Invece lui è uno spettacolo molto originale, perché si chiama Shake, Shake, il nome dello spettacolo. Non l'abbiamo detto, è Shake. Vero, è Shake. Allora, cominciamo da te. Coffee Break, Break è il nome di questa associazione. Più che associazione, è una scuola di improvvisazione teatrale, che poi ci spiegherai meglio tu, nonché anche un'associazione, vero? Sì. Che nasce come? Coffee Break è nata nel 2011 ufficialmente, perché è un'associazione gemmata da una macro associazione italiana, un'associazione di associazioni italiane che si occupano appunto tutte di improvvisazione teatrale. E fu appunto fondata dal nostro mentore, che si chiama Giorgio Rosa, che venne da Latina appunto a colonizzare Napoli per formare appunto Coffee Break. L'improvvisazione teatrale in particolare è una forma molto particolare di teatro che si ispira molto lontanamente alla commedia dell'arte, nel senso che si occupa di creare storie a partire da un suggerimento che viene dal pubblico. Quindi gli attori sono nudi, completamente, nel senso buono del termine, nel senso non hanno un'idea, non hanno niente di quello che accadrà, ma l'innesco delle storie, brevi o lunghe che siano, viene appunto dal pubblico. Quindi noi attori chiediamo al pubblico un suggerimento e da lì qualcosa accadrà. Mi hai detto anche l'abbinamento di queste due parole, perché coffee e perché break? Vabbè, perché l'associazione napoletana poteva non citare il caffè. E poi Brecht, perché il grande, grande drammaturgo del Novecento, che è stato, come dire, sfruttando l'assonanza tra Breck e Brecht. Quindi un nostro associato più bravo di me, insomma, ha trovato il modo di mettere insieme queste due cose. E dopo scendiamo nei particolari. Invece Patrizia sarà qui in cartellone il 21 febbraio. Sì. Invece il 7 e l'8 marzo, dicevo, sì, proprio in concomitanza di questa ricorrenza della festa della donna. Ma sì. Ecco, perché questo titolo? Speriamo che sia maschio. Allora, questo spettacolo io l'ho scritto già nel 2002. Tu sei l'autrice, non l'ho detto, perdonatemi, autrice del testo. Nel 2002. Però poi, per volontà anche di alcune persone, amiche, attrici, chiaramente, hanno voluto riproporre questa cosa e lo abbiamo un'altra volta allestito, questo spettacolo. Che diciamo che è anche una sorta di elogio al maschio, però non è solo questo, perché alla fine c'è il tranello, maschi, non vi rilassate, alla fine c'è la pugnalata, però, vero? Insomma, comunque è mi ricordo un po' Shakespeare, è brutto, è un uomo d'onore, alla fine fa proprio no, non è proprio così, non è proprio così. Però insomma, comunque chiaramente c'è invece una volontà da parte delle donne, quindi di queste donne che stanno insieme, che sono cinque donne, sono tre sorelle e due nipoti. Tutte donne in scena. Sono tutte donne in scena, e quindi c'è questa volontà, mettendo attraverso gli spaccati di una vita di tutti i giorni, poi si arriverà a un epilogo dove chiaramente brinderanno a questo maschio, perché precedentemente si sono messi in discussione attraverso, insomma, dei percorsi di vita, diciamo, questi insieme. Quindi trattate in effetti di temi anche importanti, sì, sì. Però lo fate in chiave ironica oppure in chiave seria, diciamo? Diciamo che ci sono vari passaggi, ci sta un po' come avviene nella vita, no? Ci sono dei giorni dove si parla, si ride, si gioca,
ci sono momenti dove un po', fra virgolette, più drammatici, dove chiaramente ci si parla di cose un po' più forti, un po' più, diciamo, dove ci si mette più in discussione. E sì, il tutto però alleggerito anche da momenti di grossa ilarità fra di loro. Ci sono momenti in cui canteranno, perché c'è anche la parte musicale dove canteranno, un po' come avviene nella vita, quindi ricorderanno attraverso delle canzoni. E quindi chiaramente non è assolutamente né uno spettacolo essenzialmente brillante né drammatico, diciamo che è proprio una commedia. Musical? Non si può neanche musical, perché diciamo che ha una motivazione per cui cantano le persone, c'è un motivo ben preciso, non è a mo' di musical. Sono quei momenti di aggregazione dove capita che magari una, perché deve fare un provino e quindi canterà la sua canzone, l'altra perché magari ha un ricordo specifico, quindi chiaramente questo poi... Sì, è molto incuriosito, signori, dobbiamo venire per forza qua. Io prima per parlare con lui mi sono scritto sul pantalone. Allora, invece parliamo di te. I temi, hai detto, hai lo stesso pubblico a suggerirli. Sì. In effetti, dall'alto della tua esperienza già che pregressa, quali temi vengono più trattati? Ma in realtà i temi sono qualunque, nel senso dal uno più comico al più drammatico. Per esempio, tipicamente, premettiamo che... Normalmente in improvvisazione teatrale esistono queste due grosse categorie, che sono le storie brevi e le storie lunghe. Le storie brevi non hanno grosse pretese drammaturgiche, ma magari hanno comunque una storia, uno svolgimento e una fine, però chiaramente si consuma in 1, 3, 5 minuti al massimo. Le storie lunghe invece possono durare anche un'ora e un quarto, magari basta una sola parola. Dipende anche un po' dalla rispondenza del pubblico, penso. Diciamo, no? Che la compagnia sceglie a priori se fare molte storie brevi o una storia lunga. Questa è una scelta, diciamo, registica che viene fatta dal direttore artistico. Così. Nello specifico noi faremo molte storie brevi intervallate da musica all'impronta, quindi musiche improvvisate a loro volta. I temi trattati quindi sono, come dicevo prima, sono più che altro... modalità di fare le scene. Per esempio, facciamo alcune scene alla maniera della commedia romantica, altre scene alla maniera di Shakespeare, altre scene alla maniera del western, altre scene alla maniera dell'horror. Generalmente tentiamo di farne il più brillanti possibili, per cui insomma speriamo di rendere leggero anche Shakespeare. Il pubblico interagisce, perché sì. Molti sono, sai, timidi. È vero. Io conosco persone che non si siedono in prima fila, sì, temendo che il comico li coinvolga in qualche, vero? Sì. Noi abbiamo visto... Battuta. Scusi, l'ho interrotto. No, prego, prego. Abbiamo visto delle scene veramente divertentissime, tipo, mi puoi dire una lettera dell'alfabeto? Il panico, no? Quindi, allora, alcune volte... Signori, io ci sono, sì, mi fa interagire a me, io parlo. Volentieri. Io parlo, non so che cosa dire, ma però mi immolo, perché è originalissima questa vostra idea, è la prima volta che io vivrò un'esperienza del genere. Molti lo dicono, generalmente c'è sempre questa diffidenza iniziale del pubblico, perché dicono, ha improvvisato uguale, è mal fatto. In realtà l'improvvisazione ha delle regole abbastanza... quantomeno regole di coerenza che devono essere rispettate. In un certo senso c'è chi dice che ricordi il jazz, cioè per certi versi è controversa questa cosa. Comunque effettivamente l'improvvisazione non è disordine, questa è una cosa che bisogna dire, e ci si forma per diventarlo. Chissà quanti di questi coinvolti potrebbero diventare veramente attori. Noi abbiamo cominciato così, guardando uno spettacolo, adesso sto così parlando di uno spettacolo. A proposito di improvvisazione però, c'è una cosa che vi lega, perché tu hai fatto questa esperienza, mi pare, a scuola con i ragazzi. Sì, a scuola, cioè nelle scuole dove ho insegnato, sì, chiaramente c'è l'improvvisazione, perché come formazione attoriale è molto importante, perché insegna chiaramente ad essere molto presenti in palcoscenico, a non perdere le battute, ma serve proprio come formazione, un poco come diceva lui, come avveniva nella commedia dell'arte, dove chiaramente gli attori non avevano un canovaccio e andavano attraverso quella sera, i guitti in poche parole, sceglievano quale tema portare in scena e la sera veniva rappresentato. Poi il tutto è cambiato dopo la riforma goldoniana, dove chiaramente c'era un canovaccio da seguire, quindi chiaramente poi degli scritti. Però a livello attoriale è molto molto importante.
E poi loro come proprio come spettacoli, ho visto delle cose che sono bellissime in generale, perché oltre a essere interattivo il pubblico, ma l'attore proprio ci si diverte tantissimo, e poi è di grossa creatività, c'è una grossa creatività. Siamo incuriosi, tu parliamo un po' di te, perché lei ha una vita dietro alle spalle artisticamente parlando, come autrice, come attrice, come insegnante. Come ha cominciato tu invece? Lui ha detto così per caso quasi. No, io ho iniziato, diciamo, un percorso iniziato proprio come attrice, ma è stata anche un po' una combinazione di iniziare come attrice. E poi chiaramente in corso d'opera, come si suol dire, poi chiaramente ho fatto poi regia, poi mi sono appassionata sempre di più alla scrittura. E quindi un po' prima di Speriamo che sia maschio? Prima di Speriamo che sia maschio, vabbè, ho scritto parecchie cose proprio per la scuola, quindi i ragazzi, diciamo, facevano dei saggi dove venivano scritte delle cose e quindi venivano rappresentate. Poi ho scritto Ai tempi dei Verdi Sorrisi, poi ho scritto Butterfly Beautiful è data cosa, è un poco, però si somiglia per certi versi. E quindi poi ho scritto Io non rido, tu non piangi, che è una cosa, e poi tante altre cose chiaramente che ho fatto poi a teatro, insomma. Bene, invece tu hai detto che hai cominciato quasi per caso. Sì, 10 anni fa, in un pigro sabato estivo, trovai con degli amici un avviso che all'Orto Botanico facevano uno spettacolo di improvvisazione teatrale e mi mise a fare i capricci come un bambino: andiamo, se fa schifo non torniamo più, e sono qua. Bene, quindi, senti, l'associazione mi diceva conta parecchi iscritti. Sì, ci sono circa 200 iscritti tra i primi 3 anni più... Come funziona questa Sì, scuola? È giusto, non l'avevo detto. L'associazione è strutturata con un triennio di formazione in cui si insegna a improvvisare, per quanto sembri un ossimoro, ma in realtà bisogna insegnare a improvvisare. E gran parte del lavoro è proprio trovare l'equilibrio tra persone timide che devono mettere la testa fuori dal sacco e persone un po' più egocentriche che devono imparare a calmirarsi, perché l'interesse è quello della storia, non del singolo. E questo è il primo grosso messaggio di assertività. E anche terapeutico, perché per molti ragazzi, da insegnante lo vedo, la recitazione aiuta a superare tanti sì. problemi, la balbuzia, la timidezza, come dicevi tu. Quindi ci sono questi due estremi, se vogliamo, quello troppo timido e quello troppo esatto. egocentrico. Nello spettro della aggressività-passività, no, c'è sempre questo punto di mezzo al quale tutti faticosamente tendiamo, no? Proviamo a tendere nella vita. E in questo contesto l'improvvisazione teatrale è uno strumento importante. Faccio una piccola digressione, perché l'improvvisazione teatrale si vende anche alle aziende proprio per favorire il team building, cioè come fare in modo che i gruppi di lavoro funzionino meglio, perché l'assunto dal quale si parte è che se si riesce a formare il cervello collettivo, cioè l'intesa tra gli attori, il cervello collettivo funziona meglio della somma dei singoli cervelli. Questo è un po' l'idea di fondo. Nell'ottica ludica che noi utilizziamo, appunto, c'è un triennio formativo in cui si insegnano questi principi, applicandoli a forme poetiche, il futurismo, Garcia Lorca, quello che è, insomma, il videoclip, Barbara D'Urso, il finto spot pubblicitario, pubblicità progresso, eccetera. Dopo il triennio invece poi si diventa amatori e quindi si fanno spettacoli di produzione propria o format già esistenti che vengono importati nella città. Sto apprendendo tante cose. Patrizia, vogliamo dire quante donne ci sono con te in scena? 5. 5 donne? Sì, sono 5 donne. Ti ripeto, sono 3 sorelle e poi 2 nipoti che sono figli di una di queste sorelle. Mi pare una un poco più eccentrica, mi dicevi. Ah no, sì, sono 3 tipologie, di donne. Perché in effetti una è tutta testa, una è tutta corpo, se vogliamo dire, una è tutta cuore. Quindi, però, nonostante tutto, sono legate da un comune denominatore, da questo collante che è l'amore, chiaramente, che li tiene unite. Quindi l'amore trionfa alla fine, no? Sì, l'amore trionfa alla fine. E tu che ruolo hai nella commedia? No, io sono solo regia. Solo regia qui, sì. Autrice e regista. Sì, è un po' troppo poi. Non diciamo niente più, devono venire qua a vedere lo spettacolo. Allora, sì. Vogliamo ripetere tu le date? Allora, il 7 e 8 marzo. Con lo spettacolo? Speriamo che sia maschio. Bene, invece il nostro Marco? Shake, il 21 febbraio, Coffee Break. Che anche...
precede questo, quindi prima dovete venire prima, prenotarvi, perché qui altrimenti non c'è più posto. Io ci sarò qua, questo speciale, anche lì, ma qua ne vedremo delle belle. E aspettiamo moltitudini. Va bene. E allora grazie per l'attenzione, auguri, non si dice grazie. Auguri agli attori, non si dice niente, è una brutta parolaccia che non si può dire. La sappiamo tutti, ma non si comincia per me. Neanche capiamo. Ciao, arrivederci. Buonasera. Sentirai tutti gli occhi addosso a te, sensazione più magica non c'è. Questo è il teatro, ricerca di un'identità, strano equilibrio tra dubbio e razionalità, un espediente, una medicina, un'illusione credibile, convincersi per poi convincere. Un'audizione, chiedi un'audizione, con grande slancio ed ironia, sarà fatale qualche delusione.